Non c'è più rispetto, neanche tra di noi. Il silenzio è rotto, dagli affari tuoi. Tu dimmi quanti soldi vuoi, quanti soldi vuoi per prendere in giro la gente. Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Come mi sono svegliato polemico stamattina, mamma, come mi sono svegliato polemico. Ma prima di iniziare col video, ricordatevi di registrarvi a Fantalab per essere preparati per l'asta del Fantacalcio. C'è la possibilità anche di fare l'asta stessa sul sito di Fantalab con il countdown per i vari rilanci, eccetera. Quindi, se magari non riuscite a incontrarvi, eccetera, su Fantalab avete la possibilità di fare tutto online in maniera comodissima, ma anche dal vivo. Per evitare che qualche furbetto del quartierino sbagli i conti o metta delle cifre sbagliate, carta canta, in questo caso sito canta e non si sbaglia, quindi poi ci si ritrova con i conti giusti. Detto questo, è oggi un video un po' difficile. Facciamo finta che per stavolta non ho sentito, eh? E non rispondo. Facciamo finta che non ce l'avevi con me, dai. Sono sicuro che non ce l'avevi con me. Sapete che io non parlo mai di altri youtuber, solo a volte di giornalisti, perché sarebbe da fare un video sui giornalisti, no? Magari un giorno lo facciamo, perché se io volessi sentire le stesse cose che sento in televisione, le sento in televisione. Se la gente non guarda più la televisione, la guarda molto meno e si è spostata sui social e su YouTube, è proprio perché è stanca di essere manipolata dalla cattiva informazione della televisione, no? Però questo è un altro discorso. Andiamo avanti. Bisogna chiarire il discorso del budget del Milan, di perché non sono stati reinvestiti i 70 milioni, ma la metà praticamente. Perché purtroppo c'è qualcuno pagato per prendere in giro i tifosi del Milan, pagato per prendere in giro i tifosi del Milan, che probabilmente non è che lo fa con cattiveria, probabilmente gli hanno insegnato la filastrocca, lui la ripete, e non conoscendo la materia. Cioè, io ho fatto economia dei mercati in cattolica, anche se non lo dico mai, ma non mi permetterei mai di dire a qualcun altro, no, tu dici stronzate su bilanci o su materiale economico. Figuriamoci avessi fatto il DJ o avessi studiato musica. Cioè, ma metti caso che manco ho fatto ragioneria, no? Non mi permetto mai, ascolta me, non mi permetto mai di dire a un altro che dice stronzate su un'altra materia che non conosco. Perché poi, sai, può essere che qualcuno ti risponde e va oltre, non avendo padroni, magari va oltre, no? Cioè, chi ha padroni e poi deve sottostare, e quindi è meglio che sottostai e sottotaci. Detto questo, siccome hanno manipolato quello che io ho detto nel video, qualcuno magari non l'ha capito, dai, diciamo che non l'ha capito. Quando io dico che il Milan non reinveste i soldi venuti dalla Champions e dalla vittoria dello scudetto, sono circa 70 milioni, sul mercato, dico esattamente queste parole. Quei soldi non vengono reinvestiti, ho usato proprio queste parole, c'è il titolo, non reinveste, sul mercato, ma preferisce utilizzare quei soldi per andare a pareggiare il bilancio che è in negativo. Quindi lui non è che ha detto delle bugie, e nemmeno io ho detto delle bugie, semplicemente non conosce la materia, non capisce. Di conseguenza, se non li reinveste, come ha fatto tra l'altro l'anno scorso, perché l'anno scorso, che eravamo sempre in negativo nel bilancio, anche di più di quest'anno, comunque i soldi sono stati reinvestiti sul mercato, perché c'è tempo di sistemarlo il bilancio. Quest'anno no, infatti qualcuno aveva fatto anche dei video tranquilli, prendiamo tutti perché risparmiato di qua, risparmiato di là, preso qui, preso là, abbiamo più di 100 milioni, sentivo dire. Tranquilli che prendiamo tutti, video fatti dicendo così, poi
padrone ha detto no, magari non devi dire così, e si cambia idea, no? Però in realtà questo era. Abbiamo capito poi dal video di ieri che il motivo è appunto che probabilmente, mi auguro, che sia il fatto della cessione al 100%, che fino a oggi nessuno ha fatto. Questo discorso nessuno l'ha fatto, non si sapeva che in realtà la cessione è al 100%. Questo giustificherebbe, anche se purtroppo ci andiamo a rimettere noi, perché nessuno prende i soldi dal bilancio e se li mette in tasca. Cioè Elliot non è che può prendere i soldi dal bilancio e metterseli in tasca. Com'è che guadagna Elliot? Alle spalle nostre prende una società strozzinata a 300 milioni, la rivende a 1 milione e 2, è vero che ci ha messo dei soldi, quindi alla fine ne ha spesi 700-800, la rivende a 1 milione e 2 più gli interessi, perché ha fatto la vendor loan, e quindi ci è andata a guadagnare 400 milioni dei nostri. Quindi non è che ha preso direttamente i soldi dal bilancio, ma sistemando il bilancio ci è andata a guadagnare più di 400 milioni dei soldi nostri, che potevano essere utilizzati nel Milan, e invece se li mette in tasca lui. Questo è un po' il discorso che ho fatto, per chi lo vuole capire. Per chi non lo vuole capire, l'importante è che non mi nomina mai, anche sotto mentite spoglie, perché sennò poi mi tocca rispondere. Volevo solo chiarire questo. Ultima cosa da dire: canali piccoli, canali grandi, boh, più o meno 2-3.000 iscritti di differenza, vabbè, neanche commento. E Ballo Touré, cosa c'è da dire su Ballo Touré, ragazzi? Il primo problema del Milan è il centrocampo, perché siamo a corto proprio di centrocampo numericamente. Il secondo problema è che non deve mai giocare Ballo Touré, cioè spero che se mai dovesse mancare Teo giochi Florenzi, perché sennò è il primo problema del... prima ancora del centrale, perché centrali almeno ne abbiamo 4, mentre lì a sinistra no. Quindi speriamo faccia giocare Florenzi. Queste sono le prime cose da dire. Detto questo, ragazzi, pensiamo all'Atalanta. Meglio pensare all'Atalanta. Mi aspetto una bella partita, una grande partita. Oggi, scusatevi, sono stato un po' polemico, ma certe cose mi danno fastidio. Quando qualcuno mi viene a dire che dico stronzate, mi dà fastidio. Ma sicuramente non ce l'aveva con me, come io sicuramente non ce l'ho con lui, anche perché volendo c'è il numero, mi chiami e facciamo prima. E iscrivetevi al canale, mettete un like, oggi video polemico, e ci sentiamo il pomeriggio per un video più tranquillo. Mi sono svegliato male stamattina, eh? Mi sono svegliato male perché certe cose non mi piacciono.